Alessandro De Benedetti, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, che piacere rincontrarti. Infatti, anche per me. Una decina abbondante. Una decina d'anni, sì. Una decina d'anni in cui tu hai fatto tantissime cose, ma partiamo un po' dall'inizio della tua esperienza, quindi certo. Quello staccato, quella parentesi francese che ti ha visto al fianco di Thierry Mugler, uno dei nomi che ovviamente resteranno immortali. Certo, nella storia della moda, assolutamente. Sì, ho iniziato subito dopo la scuola di moda, sono andato a Parigi, ho avuto questo privilegio di lavorare nell'atelier di Mugler, dove si progettavano proprio le collezioni, quelle proprio super couture, quelle collezioni che avevano fatto sfilate con centinaia di guest star come ospiti d'onore, e soprattutto dove ho imparato la costruzione in tutti i sensi dell'abito, della giacca, eccetera. Lì c'erano costruzioni a manichino pazzesche, giacche sartoriali, che mi ricordo che carta modelli avevo 100 pezzi di elementi che dovevano essere assemblate, e un'esperienza molto onirica, perché comunque Mugler rappresenta veramente il sogno estremo di una moda che adesso ce n'è molta di meno di quel genere lì, estremamente cinematografico, visionario e soprattutto ricco di elementi rubati all'arte, al cinema degli anni 40, 50. Se penso anche lì, arrivava la donna robot, che arrivava nelle scatole dall'America, dove c'era questi corsetti metallici, 1000 pezzi, tutti avvitati, e li portavo io da una stanza all'altra. Thierry Mugler è stato uno degli esempi di grandi couturier francesi che hanno dimostrato di essere profondamente influenzati dalle correnti, soprattutto magari artistiche, americane, no? Assolutamente, assolutamente. Beh, lui si rifaceva molto il suo immaginario, comunque iconico, erano John Crawford, Bette Davis, Louis Brooks, aveva quindi questo immaginario di innanzitutto anche dark lady, no? Dal punto di vista ispirativo di donna, e poi tutte le reference ai costumisti degli anni 40, a Charles James, che era un couturier sempre di quel periodo, erano sempre presenti in questi abiti che erano sempre tagliati in spiego, ricamati, costruite a manichino, in cui lui diceva sempre che la caduta del tessuto ha creare il disegno dell'abito, e quindi si tagliavano metri e metri di raso di seta e si dovevano con quattro spilli puntare sul manichino, e a seconda di come cadevano si disegnava poi la forma. È stata un'esperienza che ha formato a 360 gradi la mia professionalità creativa, perché ho imparato praticamente tutto, e mi è un po' rimasto anche un po' nel DNA questo sapore un po' di visione di una donna al di fuori della realtà, perché lui creava una donna che non era nella realtà, la riusciva anche a deformarla, a comprimerla, a esasperarla. Diciamo che poi, quando sono tornato in Italia, ho avuto la fortuna di iniziare a fare subito la mia collezione, e per diversi anni comunque è rimasto un po' questo DNA un po' couture, no? di Mugler, che couture adesso, cioè ai tempi era veramente una parola che raccontava veramente il sogno. Adesso non si usa quasi più, cioè più sartoriale, ma il termine sartoriale non ha quella sintesi di quando abbinavamo la parola couture a qualsiasi altro tipo di messaggio, rendeva tutto molto più al di fuori del tempo e della realtà in cui uno vive. E quindi ho iniziato il mio percorso di designer sempre con capi decisamente molto costruiti, quindi l'idea poi di tagliare le giacche, gli abiti per comunque ridisegnare la silhouette femminile è sempre stato un po' un mio carattere. E ovviamente un po' quella allure dark di Mugler, che non è neanche dark, è un po' la donna bella ma cattiva, no? Cioè lui alla fin fine piaceva questo, no?
mi è rimasto un po' nel sangue. Infatti, in quel periodo lì c'era maggiore propensione a una creatività un po' più disegnata, un po' più illustrativa, fumettistica, cinematografica. Poi c'era sempre, nel senso, il Mugler mi ha insegnato che tu, quando crei una collezione, scrivi la sceneggiatura di un film, quindi gli abiti corrispondono a personalità di personaggi diversi all'interno di uno stesso mondo, quindi che è un po' un concetto, come dire, molto creativo di come si fanno le collezioni, no? Con questo nuovo politicamente corretto, che è un pochino condizionato ovviamente anche la moda, da una parte dando più libertà, rendendola più inclusiva, rendendola aperta, liberandola anche da alcuni stereotipi che magari in passato l'avevano condizionata negativamente, certo, creando dei modelli sbagliati. Secondo te per oggi questo sarebbe ancora possibile? Tu te la sentiresti ancora di prendere in mano una collezione con una componente provocatoria così forte? Ma sai, adesso oggi la moda è più basata sul business e quindi dipende, voglio dire, dal progetto mediatico e finanziario che c'è dietro, nel senso, perché sembra che, voglio dire, in questi ultimi anni è quasi più importante l'idea che crei intorno del prodotto stesso. Quindi se, voglio dire, ci fosse un impianto organizzativo, finanziario e comunicativo che regge, voglio dire, la provocazione, perché no, assolutamente. Poi, un'altra parentesi. Sì. Della tua vita, della tua esperienza creativa, della tua creatività, che è stata Milachon, un sì, marchio con dei codici decisamente diversi da Thierry Mugler. Intanto, innanzitutto, come hai fatto ad abituare? Perché poi in ogni professione ovviamente devi calare le tue abilità a seconda del mondo in cui sei inserito, però insomma senz'altro è stato un passaggio piuttosto drastico. Sì, beh, diciamo che, voglio dire, che come creativo avere dei paletti ti rende ancora più creativo, cioè è quasi divertente, nel senso, perché da Milachon c'era l'opposto, voglio dire, c'era la totale pulizia, cioè questo comunque è un brand, e Milachon era comunque anche lei un artista, voglio dire, con dei canoni estetici completamente diversi, ma comunque una grande pioniera, avanguardista, ecco, era un avanguardista lei per quell'epoca lì. A parte che frequentava Fontana, Ugo Mulas, eccetera. Quindi c'è nel ritrovarmi a disegnare il progetto per molti anni, è stato un challenge molto divertente, perché io sapevo che determinate cose, che la donna cattiva non ci poteva essere, che i corsetti non ci poteva, però vai, allora inizi, la tua creatività è dentro questi ambiti e inizia a esprimersi in un'altra maniera, diventa molto divertente. Poi lì c'è tutto questo concetto che ha inventato lei del tessuto double, voglio dire, del double fask, che comunque è una cosa super sartoriale, super poetica pure quella, da rifare a mano, e quindi c'era anche un bellissimo lavoro che si faceva di ricerca sui materiali, su questi materiali proprio bellissimi di cashmere, alpaca, doppi apribili, eccetera, che comunque aiutavano la creazione di un progetto un po' meno, ecco, disegnato, un po' più concettuale. È diventato un po' più un lavoro di concetto, che è anche una cosa che mi affascina molto, un po' più intellettuale, ecco. La cosa più importante, la lezione di stile e anche di vita che hai imparato da Thierry Mugler e invece quella che hai appreso nei tuoi anni da Milachon? Beh, Thierry Mugler, che tutto è possibile, cioè, nel senso, infatti io dico anche alle modelliste, non si può fare, no, si può fare tutto, cioè, con i sabiti ricamati, con fuochi d'artificio, di 4500 perline ricamati con la tecnica dei primi del Novecento, perché lui voleva la tecnica dei primi del Novecento, che era molto più lunga da fare e visivamente era uguale a quella degli anni 90, per il gusto, voglio dire.
tutto si può fare. E invece da Mila Schön il rigore e la, come diceva sempre lei, togliere è sempre meglio, no? Less is better than more. Questa è un po' una classica frase, ma che comunque nel senso è più la forma, il tessuto, il colore. Poi si sta tornando un po' nelle ultime passerelle, no? Non ovunque si sono viste anche stratificazioni, forme abbondanti, però si è vista anche un po' questa arte del togliere. Ma è bello anche, perché è un processo all'incontrare, cioè nel senso comincia, metti, poi quando devi togliere, e quando c'è una cosa, qualcosa deve essere perfetta, cioè non so come dire, è quasi più difficile, voglio dire, fare pulito, moderno e nuovo, perché hai due elementi. Infatti anche le sarte odiano fare le cose troppo pulite, cioè preferiscono l'abito molto più lavorato, perché quando lo vedi comunque la minima imprecisione, quando è tutto drappeggiato eccetera. Quando invece è un cappotto double face, bianco, avorio e beige internamente, fatto di due cuciture. Se non cade perfetto, le cuciture non sono perfette, cioè lo vedi subito. E quindi questa è la cosa bella di Mila Schön. Una nuova parentesi adesso, Alessandro, giusto? Una nuova parentesi in un brand che certamente non si può dire nuovo, con un archivio bellissimo, affascinante, che ha scritto probabilmente i primi capitoli della storia del prêt-à-porter italiano. Assolutamente. Romeo Gigli, raccontaci un po' come nasce, in cosa consiste esattamente questo vostro sodalizio artistico. Sì, innanzitutto quando andavo a scuola l'altro mio idolo, a parte Thierry Mugler, era Romeo Gigli, quindi sono stato fortunato nella vita, diciamo. E Romeo Gigli, voglio dire, comunque era veramente il lato, come dire, positivo, il lato opposto a Thierry Mugler a livello di immaginario, che è proprio la donna angelo, cioè la sublimazione della femminilità in una maniera delicatissima e super poetica. Quindi veramente la cifra poetica di poesia che c'è in Romeo Gigli è unica, non a caso è comunque considerato anche lui uno dei grandi creatori dell'ambito della moda. È un ritorno per me alle origini, voglio dire, nel senso che comunque i capi di Romeo Gigli sono strutturati, hanno dei tessuti, voglio dire, lavorati, c'è un grosso lavoro di drappeggio nel mondo di Romeo Gigli e di costruzione, che a livello creativo lo trovo ovviamente più nelle mie corde e mi emoziona moltissimo. Adesso stiamo rilanciando il progetto, ovviamente considerando le mitiche forme a uovo, a tulipano. Il gusto, c'è anche un gusto maschile molto, molto forte all'interno della collezione, anche molto etnico, anche un po' quasi esoterico, no? Cioè c'è questo lato un po' bizzarro dentro Romeo Gigli, almeno che colgo io, almeno mi piace cogliere qualcosa che mi entusiasmi. E stiamo lavorando sulla struttura di collezione che abbia, voglio dire, quelle connotazioni lì, ma che abbia, come tra virgolette, un aplomb un po' più giovane, anche proprio per le nuove generazioni che non lo conoscono, no? Perché è un brand che nel mondo è comunque considerato di nicchia. Che è vero, che sta scritto capitoli importantissimi nelle decadi passate, molto amato dagli addetti ai lavori, molto chiaramente adesso è lavori. Importante comunicarlo, cioè, anche al pubblico di domani, perché appunto, poi infatti, i giovani sono i nostri nuovi interlocutori. Certo, no? Che non hanno la reference di capire esattamente perché stiamo facendo una enorme gonna tulipano, gli deve piacere, quindi nel senso bisogna, tra virgolette, calibrare bene l'archivio suntuosissimo e profondissimo e super poetico di Gigli con un pubblico più giovane.
Hai parlato di archivio, Alessandro, tu hai lavorato con tre archivi grandiosi, sì, e anche enormi proprio in termini di vastità. Ne abbiamo parlato con tanti tuoi colleghi, si sono trovati tra le mani degli archivi longevi, massicci, importanti, che senz'altro sono fonte di ispirazione infinita, ma talvolta possono anche essere in qualche modo un po' ingombranti nel tuo personale processo creativo. Tu come ti relazioni all'archivio? Perché c'è chi come prima cosa va nell'archivio, c'è chi invece concepisce una sua idea e poi si confronta con l'archivio, cioè ogni stilista ovviamente ha il suo approccio all'archivio che si trova tra le mani, soprattutto se sono archivi così densi, così importanti come quelli per cui, come tutti quelli per cui tu hai lavorato. Certo, sai, nel senso, per me l'archivio è da guardare perché tu ricrei una tua rilettura psicologica di quello che hanno fatto in passato. Ci sono archivi, ci sono pezzi di archivio che per me non avevano senso né all'epoca né adesso, voglio dire, cioè sono messi lì perché hanno detto archivio, voglio dire. È più bello guardare l'archivio come se fosse lo storico, cioè il DNA del brand, in cui rivedi comunque dei concetti che vengono ripetuti nel corso degli anni. Per me parto sempre, cioè con Gigli, voglio dire, lo devo tenere sempre un po' presente, perché è un archivio che è molto più limitato rispetto agli altri, con pochi elementi che sono anche elementi un po' déjà vu, che sono molto belli ma sono un po' difficili da riproporre, questo stile impero, questi volumi che non sono particolarmente donanti ora come ora, mentre quello di Mugler e Millachon sono tra virgolette un po' sempre molto attuali, anche perché hanno avuto un'esposizione storica di molti più anni, molto più lunga. Quindi cerco di prendere tutti gli elementi dell'archivio che possono essere contestualizzati nella modernità. Quelli che non lo sono, anche se ci ho provato, voglio dire, nel senso, alla fine non funzionano. Quindi fai una scrematura e fai un omaggio sacrilego al brand che stai disegnando. Ci sono progetti che puoi già annunciare, cioè nell'immediato futuro? Sì, presenteremo la prossima collezione, che è la prima, stiamo lavorando sulla primavera estate 25. La presenteremo a Milano la prossima stagione, durante la Fashion Week. Sarà un po' la numero zero di questo progetto, che ha già avuto un inizio ma che è stato limitato soltanto a un esercizio di stile e di comunicazione. Sarà un esordio ufficiale in calendario? Sì, no, in calendario sì, penso di sì, sarà un esordio ufficiale soprattutto a livello di distribuzione. Sembri tranquillo? Sei emozionato? No, sono tranquillo. Sei tranquillo? Sì, perché c'è un po' di tempo da qua. Sì. Alessandro, ti ringrazio tantissimo per averci raccontato questo nuovo capitolo della tua storia e siamo ansiosi di vedere questo debutto ufficiale. Grazie mille. Grazie.